oggi gli avversari erano due, l'Udinese e il campo. Sì, forse non era come solito il campo, però il tempo è un po' freddo, ci piace il campo, quindi ci può stare anche quello. La squadra è partita forte, perché giustamente secondo me da qui in avanti tutte le squadre, dalla prima che siamo noi all'ultima, vogliono continuare a dimostrare, vogliono continuare a fare quello che hanno fatto finora, chi invece vuole migliorare. E sono partiti forte, noi forse non siamo partiti benissimo come al solito con la stessa intensità, però secondo me il secondo tempo siamo usciti fuori come dovevamo, nel senso con quella grinta in più, con quella voglia di portare a tutti i costi il risultato a casa. Soprattutto in Barlocco, che ogni tanto prende la palla e ci monta sopra. Ah, Barlocco fa bene a farlo. Anzi, sono io che sono dalla sua parte che dovrei che lo spingo a farlo, perché ha una gran corsa. Poi ci sta che uno sbaglia, però intanto si porta a spasso sempre 3-4 giocatori. Un bel casbacco per pensare. Capita la volta che salta l'ultimo e fa gol. C'è stata una situazione però nel secondo tempo, quando partito quello ci ha fatto 40 metri, forse 50, ne ha saltati. A un certo punto c'è un 3 contro 2, lui può darla a sinistra, può darla a destra, e invece punta diritto e va contro. In quel momento lì Braglia si è girato, ha fatto alzare Manfredi. E tutti abbiamo pensato, l'ha fatto incazzare, adesso lo cambio. Invece poi è venuto il cambio, Sesto ha chiesto il cambio e lì la cosa è cambiata. Poi cosa ti dice? Mi dice che devo giocarla, perché alla fine ho fatto caso anch'io dopo che c'era Pablo che l'ha messo molto meglio di me, era una palla facile, io in quel momento lì non l'ho visto e guardavi la porta, guardavo solo la palla, la porta. Sì, aveva fatto 40 metri al massimo della velocità, non deve essere una scusa per la fine. Poi fine partita, quindi con la stanchezza. Vabbè, comunque sarà dotato di palla con maniglie, così no, almeno glielo diamo, almeno la porta fa meno fatica, no? È giusto? Come vi spiegate invece il primo tempo? Loro sicuramente con questa partenza aggressiva, come c'è anche l'aspettato, una squadra che comunque si comparte anche nella difficoltà, e la fatica invece dell'Alessandria campo a parte. Ma l'unica spiegazione è che siamo entrati in campo, magari, non dico sottovalutando l'avversario, però magari sai con le nostre certezze, la nostra sicurezza. Invece questa cosa dobbiamo cercare, secondo me l'abbiamo capito perché l'abbiamo dimostrato nel secondo tempo, che purtroppo le partite bisogna iniziarle veramente dal tunnel e non quando fischia all'inizio della gara, perché comunque dall'altra parte trovi una squadra che parte forte e ti mette in difficoltà. Poi non è facile ribaltare tutte le partite, se ogni volta andiamo sotto a ribaltare le partite e vincere. Quindi noi sappiamo per primi che siamo partiti male, siamo consapevoli, però sappiamo anche che abbiamo fatto quel qualcosa di più il secondo tempo, quindi è giusto secondo me ripartire da quel secondo tempo lì. Ci vuole scusa, ma parecchi cross sbagliati proprio, sbagliati. Come mai? Bella domanda. Però tutti di sinistro. Non è normale. No, non è normale, ma secondo me è un caso, non è una roba da. Logico che se arrivano le palle, poi sono arrivate, ne è arrivata un'altra e Riccardo ha preso il palo, quindi. Quando arrivano, sì, sono arrivate le che non fanno gol, se non arrivano è colpa degli esterni che magari la crossano male, quindi ci può stare, oggi era così, non si alzava, perché praticamente tutti quanti abbiamo tentato forse due cross, poi tutto il resto arrivavano sempre solo sul primo palo, basse, però secondo me, non lo so, è una questione della giornata. Invece sull'azione incrementata, quello del rigore che secondo Calderisi non c'è, tu l'hai vista, hai seguito Sesto questa sì, perché gliel'ho messa io.